Roberto Alberti, allenatore della Salus et Virtus, come si è chiuso il 2012 della sua società? Beh, siamo molto soddisfatti per tutti i risultati che abbiamo ottenuto e per le belle prestazioni che hanno fatto i ragazzi, molto seri, tutti molto promettenti e sono aumentati molto come livello qualitativo. I nuovi adesso li vedremo nel futuro, però i più promettenti li abbiamo visti combattere a Santo Stefano e abbiamo visto che veramente hanno una marcia in più. E siamo contenti per i risultati ottenuti. Un giudizio sui giovani, Miceschi, Savao, come sono andati? Ecco, parto proprio di Miceschi, che Miceschi è proprio diventato un ragazzo che ci si può contare, ci si può affidare come serietà e come qualità di pugilato. Savao sta bruciando le tappe, come avete visto. Santo Stefano ha fatto un match a dir poco esaltante, è stata una gran bella riunione, abbiamo avuto dei gran bei match e la gente ha risposto e noi siamo contenti perché il pugilato Piacenza, insomma, è qualcosa, c'è, insomma, Pugliato Piacenza c'è come Salus. Ecco, nella riunione mancava Lazzari, spiegaci un po' che cosa è successo. Beh, la mancanza di Lazzari è che ha avuto un'influenza agli ultimi giorni e sono treni che si perdono e occasioni che si perdono. E le occasioni sono quelle di avere una riunione pronta in casa per poter disputare una semifinale, un titolo. Andare fuori casa sicuramente si perdono certe opportunità. Niente da fare contro la malattia, non si può mica certo ricriminare. Non stava bene, non era in piena forma, non era sicuro dei suoi mezzi e ha preferito rimandare la prossima volta. Speriamo che ci sia la prossima volta, tutto lì il problema. Cosa ti aspetti per il suo 2013 e per il 2013 in generale dei tuoi ragazzi, dei tuoi pugili? Guarda, per il 2013 abbiamo già in programma tante cose, a parte i campionati che adesso cominciamo con gli Iuti, i Junior, la Robertina che è già in nazionale, è già giù a Roma che si sta allenando per prossimi eventi, quindi... Per i professionisti da Sabau ci aspettiamo tanto perché ci puntiamo, perché abbiamo molti mezzi. Per Lazzari abbiamo già una mezza parola per poter disputare una difesa volontaria di un campione che forse accetta le nostre proposte, o se lui accetta possiamo anche vedere cosa poter fare. E per gli altri il tempo ci darà ragione. Senti, vedevamo prima già nuove reclute qui alla Salus. Sì, no, abbiamo volevamo tenere un po' chiuso, ma purtroppo abbiamo molte richieste e i ragazzi sono, poi chi si fermerà, chi riuscirà, chi farà, chi diventerà un pugile, perché per ora tutti ci sperano di diventare, poi il ring è quello, lui che decide.